Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e oggi parliamo di Closers. Messaggio di servizio. Questo è un accesso anticipato, pertanto tutto quello che vi dico si basa sulla mia versione del gioco, su quella che ho provato io. Tutto potrebbe cambiare, il bello potrebbe diventare brutto, il brutto potrebbe diventare bellissimo. Tenetelo in considerazione. Closers è un beat'em up a scorrimento a livelli multiplayer. Free to play, in accesso anticipato, da tutte le tag che potete immaginare ce li ha Closer. Sviluppato in Corea, e si capisce chiaramente dal parlato in coreano che accompagna tutte le fasi di trama, fondamentalmente quello che faremo sarà affrontare delle missioni, una presso all'altra, nelle quali dovremo entrare da un lato della mappa, superare una serie di stage pieni di mostrini, e arrivare fino all'ultimo stage nel quale ci potrebbe o potrebbe non essere un mostro un po' più grosso e un po' più incazzato. Per farlo utilizzeremo una combinazione di mosse corpo a corpo, mosse con la pistola, a seconda del personaggio che abbiamo scelto di livellare. A tutto questo dobbiamo aggiungere vari tipi di sistemi aggiuntivi, che sono un sistema di oggetti cosmetici, un sistema di crafting, un sistema di missioni nelle quali ci vengono, che ci vengono assegnate, un sistema di riaffrontare le stesse aree a livelli di difficoltà più elevati, eccetera, eccetera, eccetera. A livello di sistema di combattimento, Closers fa quello che deve. È un button mashing folle con batti, vai, schiaccia, 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 attiva le abilità appena si sbloccano, però lo fa con competenza questa cosa. È un gioco chiaramente fatto per essere giocato in maniera molto rilassata, non presenta un livello di sfida molto elevato. Arriveremo molto spesso ai boss con le abilità cariche, faremo le nostre 3-4 abilità, compresa l'abilità finale, e il boss sarà belle che morto. E quindi la parte in realtà più semplice delle missioni sarà affrontare i boss alla fine delle missioni. È composto da un sacco di parti e questo è assolutamente apprezzabile. C'è un sacco di roba da fare, un sacco di roba da sbloccare, da capire, ma questo è abbastanza normale all'interno di un prodotto di questo tipo, generato, in Oriente. E altra cosa apprezzabile di per sé è l'estetica che non è eccezionale, ma sicuramente si piazza ad un livello di decenza nel suo ambiente con gli altri prodotti di questa categoria. Closers innanzitutto non è il gioco più vario del mondo, le missioni sono tutte piuttosto ripetitive, quindi o ci piace quello che facciamo e ci piace ripeterlo 1000 volte per livellare, oppure forse Closers non fa per noi. È convoluto, i menu sono un casino, è tutto molto complicato, a volte inutilmente complicato come solo un gioco coreano riesce a essere. Bisogna affrontare, bisogna vincere le complicazioni di affari semplici che mettono all'interno di questo gioco, per renderci tutto non so per quale motivo, ma per un bel corso di interfaccia sarebbe gradito. È un gioco molto spammoso nelle abilità e molto poco di abilità, capiamoci, anche qua deve essere vostro gusto, non richiedere un impegno reale da parte del giocatore nel combattere i mostri, ma semplicemente cliccare un sacco. Il problema più grosso di questo Closers è però la sua parte shoppona, la sua parte free to play di transazioni, perché esistono due parti di transazioni all'interno di Closers. Una parte che è di oggetti cosmetici e quindi come Overwatch, tanto per capirci, quindi completamente facoltativa. Vogliamo comprare le orecchie da gatto alla nostra protagonista? E vabbè, se vogliamo comprarle, le paghiamo e pazienza e buonanotte. L'altra parte invece è legata al sistema di energia.
Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni missione che faremo, ogni cosa che faremo costerà dell'energia, ci darà dei punti fatica. Una volta che questi punti fatica raggiungeranno il massimo, non potremo far altro che aspettare il giorno dopo per giocare. Inizialmente questa cosa qui avveniva settimanalmente, leggo adesso che invece avviene giornalmente e quindi rende tutto molto 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 più gestibile. Sicuramente ricicla una meccanica che normalmente siamo abituati a vedere sui telefoni, sui giochi per cellulare e la applica ad un gioco Steam. E questo mi ha lasciato un po' perplesso, devo dire che non è una soluzione che mi ha fatto veramente impazzire. Closers purtroppo è un gioco trascurabile, a meno che non abbiate voglia di farvi un giro a malmenare dei poveri alieni indifesi, e siete disposti a inizialmente a farvi tutta una serie di missioni noiosissime una presso all'altra per arrivare alla parte piacevole del gioco. Secondo me è un gioco abbastanza trascurabile, non aggiunge niente a quello che è il genere, a quello che è questo tipo di giochi. È un free to play, quindi costa niente, è stato sviluppato dai Nadic Games, che spero si legga Nadic e non sia, non vada letto alla coreana, che è sempre diverso quello che leggi da quello che scrivi. Non so perché, non sono coreano. Fatemelo una colpa, ma non so. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.